fine 2017 abbiamo rinnovato completamente la gamma Renault, una gamma completa per rispondere a tutte le esigenze del mercato. Nel 2018, con questa gamma estremamente ampia, abbiamo sentito la necessità di semplificarla e di mettere le vetture in tre famiglie ben distinte. Abbiamo le berline della Twingo fino alla Megane, che si chiameranno Dual Collection. Abbiamo i crossover, la carrozzeria più in voga al momento, che include Captur, Scenic e Kadjar, le chiamiamo Sport Edition. Infine abbiamo l'alto di gamma, l'Espace, Talisman, il Megane Grand Coupé, che diventano Executive. Infine poi ci sarà, entro brevissimo, una gamma che andrà attraverso tutti i segmenti, che si chiama Business. Captur Sport Edition, il primo crossover lanciato nel 2013, ha riscosso un grandissimo successo in un segmento, il segmento più importante d'Italia. Parliamo di un 40% del totale mercato, sono circa 800.000 pezzi all'anno, e in questo segmento la carrozzeria crossover ha un successo fenomenale, parliamo di un 34% di mix, è la carrozzeria che è più in crescita, pensate, sono circa 250.000 crossover venduti in questo segmento. Captur si è distinta in questo segmento, pensate, dal lancio nel 2013 sono 122.000 i Captur venduti, e dal 2015 Captur è il B crossover straniero più venduto in Italia, e ogni anno dal 2013 un aumento di volume fino ad arrivare a 30.000 unità vendute circa nel 2017. Numeri anche importanti nel primo quadrimestre del 2018. Dunque continua la crescita, continua il successo di questo big crossover. Chi compra Captur? Lo compra un cliente bisex, diciamo 50% uomini, 50% donne. Ci distingue questa cosa perché nel segmento dei big crossover sono appunto il 71% gli uomini che comprano questa vettura. Dunque più femminile il Captur, sicuramente per scelte stilistiche come il B-Style, come la Zip Collection e via dicendo. Il cliente è molto interessato allo sport, all'attività sportiva, dunque per questo anche lo Sport Edition, e molto interessato alla tecnologia per facilitare la vita a bordo. Abbiamo la Sport Edition che prende il posto della Zen, e abbiamo la Sport Edition quadrato che prende il posto dell'Intense e del Bose. Vetture che saranno ancora più equipaggiate, che andranno nella direzione più sportiva, e da una parte più design sportivo, dall'altra tanta tecnologia a bordo. La Sport Edition avrà dei cerchi da 16 pollici, il privacy glass, interni color chrome all'interno dell'abitacolo, sedili dedicati e questo badge Sport Edition. Mentre salendo la Sport Edition al quadrato arriviamo a cerchi a 17 pollici, il B-Style che è stato un elemento di successo del Captur, e tecnologia, abbiamo il parking camera per la prima volta di serie sulla Sport Edition, arriva anche chiaramente sulla Sport Edition al quadrato. Sulla Sport Edition abbiamo il MediaNav Evolution con la radio digitale, mentre passiamo all'Orlink Evolution con la disponibilità di connessione con il sistema Android, che ricordo essere l'80% dei possessori mobile in Italia. Vettura dunque con più design, con più tecnologia, un valore, un vantaggio cliente di circa 1.050 euro rispetto alla Zen che rimpiazza la Sport Edition, e la Sport Edition al quadrato un vantaggio rispetto alle due versioni che va a rimpiazzare di ben 850 euro. Apertura degli ordini il 14 maggio con un entry price, con un prezzo d'entrata di 18.950 per la Captur Sport Edition, il B crossover della Renault.